attenzione pastorale e caritativa verso i migranti e verso chi è vittima del traffico di droga e quello delle persone, della corruzione e della violenza domestica. E poi risposte alle sfide che riguardano la famiglia, formazione dei laici e dei sacerdoti, speranze per i giovani e difesa del creato. Sono le indicazioni che Papa Francesco ha lasciato ai vescovi della Repubblica Dominicana in visita ad Limina nel discorso consegnato. Il Papa ha ricordato il dramma dei migranti che si spostano all'interno dell'isola di Spagnola e che da Haiti vanno in cerca di migliori condizioni di vita in terra dominicana. L'esortazione del Pontefice è stata a continuare a collaborare con le autorità civili per realizzare soluzioni di solidarietà per coloro che sono privi di documenti o ai quali sono negati i diritti fondamentali. È imperdonabile, ha aggiunto, non promuovere iniziative di fraternità e di pace tra i due paesi che insieme formano la splendida isola dei Caraibi, mentre è importante integrare gli immigrati nella società e dare loro il benvenuto nella comunità ecclesiale. Sulla pastorale familiare il Papa ha esortato i vescovi a continuare a presentare la bellezza del matrimonio cristiano. Sposarsi nel Signore, ha spiegato, è un atto di fede e di amore in cui i coniugi trasmettono la benedizione e la grazia di Dio, nonché i valori e la fede. La famiglia è inoltre il luogo dove si impara a convivere nella differenza e a sperimentare il perdono.